Il popolo greco ha respinto questa prospettiva dell'Unione Europea, ma quale popolo avrebbe potuto accettare per 5 anni quello che ha dovuto vivere il popolo greco? Chi avrebbe potuto accettare questo? Lei del PPE, voi del PPE e i liberali che hanno applaudito calorosamente alle richieste di Weber. Accettereste voi di fare una campagna? Siete d'accordo? E allora fatela la campagna promettendo al popolo, ai vostri rispettivi popoli, 25% di calo dei salari, 25% di calo delle pensioni. Fate campagna per questo. E l'esplosione della mortalità infantile, la triplicazione della disoccupazione. Siate coraggiosi e fate quello che dite. Allora fate una campagna di conseguenza. Quindi, onorevole Tsipras, l'euro e l'austerità esistono e probabilmente vi sono nemici. Lei non potrà sottrarre il popolo all'austerità se non uscirete dall'euro, ahimè. Io credo che la Grecia, in accordo con le istituzioni europee, in maniera concertata, dovrà tranquillamente organizzare l'uscita da questo meccanismo, da questa gabbia di ferro che è l'euro per tutti i paesi del sud. Tutti i popoli europei allora avranno gli occhi puntati sulla Grecia e si renderanno conto che l'uscita dall'euro consentirà il rinnovo e la rimessa in moto della crescita sostenibile. Lo diceva anche Krugman, premio Nobel dell'economia. Non abbiate paura, non bisogna aver paura del fallimento della Grecia, bensì del fatto che la Grecia, uscendo dall'euro, dimostrerà che si può farcela meglio senza l'euro che con l'euro.